Il padron di casa svetta con nuovo vigore e forza, una forza che nasce da un restauro attento e moderno che ne ha consolidato le fondamenta. Il campanile di San Marco era un colosso dai piedi d'argilla, una fragilità già evidenziata con il crollo di 111 anni fa, quando un bel mattino la torre di Venezia implose su se stessa. Era il 14 luglio del 1902. Dopo 10 anni fu ricostruito e inaugurato proprio il 25 aprile. Ma già nel 1937 il campanile presentava le prime crepe, i primi segni di una ritornata debolezza, un manufatto troppo pesante per un terreno così delicato su cui poggiava. 5 anni fa è iniziata l'opera di consolidamento definitivo. Nuove tecnologie e nuovi materiali, soprattutto, oggi lo rendono inattaccabile. Quali le barre di titanio per definitivamente cinturare il dado di fondazione e quindi dare quel sostegno alla canna del campanile di cui c'è bisogno. È chiaro che qualsiasi intervento si faccia di manutenzione della nostra città, dei nostri monumenti, è l'occasione per andare a rivisitare la storia di questi monumenti e dei vari interventi che si sono fatti nel corso del tempo. Un recupero reso possibile anche da una nuova concezione conservativa dei monumenti, che solo l'innovazione moderna può garantire. Un restauro partito solo una volta individuate le criticità dell'opera. È stato scoperto un difetto esistente nelle fondazioni conseguente alla ricostruzione che è stata fatta nel 1912, in particolare l'allargamento della fondazione. L'allargamento della fondazione aveva creato una fessurazione del blocco di fondazione, anzi molte fessure. Noi abbiamo ognuna di queste delle varie camerette che ci sono qui ha dentro 2 o 3 strumenti elettronici che misurano in continuo l'ampiezza di queste fessure. Ad appesantire il padron di casa la cintura alla base in cemento armato. Vedete che il blocco di fondazione che è questo, che è quello alto, questo, voi non vedete quello basso che è sotto 3,50 m, è addirittura in granito, no? Per non usare il metallo contro la vecchia muratura, contro le vecchie pietre. Ecco, quindi noi stiamo attenti a queste cose che adesso sono molto significative, cioè non si vuole toccare quello che esisteva, lo si lascia com'è, lo si rinforza, ma senza che ci sia nulla di, oggi si chiama intrusivo, è intrusivo quello che domani una persona che viene a vedere e dice, toh, guarda, il campanile di San Marco aveva non so, una grande cintura di cemento armato. No, non era vero. Il campanile si è riappropriato della sua altezza, domina con ritrovata sicurezza l'area marciana, quella piazza a cui però sarebbe ora di pensare. Esiste un progetto per la sistemazione della piazza che corona tutto il risultato di salvaguardia che abbiamo impostato e che evita che per le acque medio-alte la piazza venga allagata. Senza questo intervento indubbiamente rimane qualcosa in sospeso. Ecco. Non è un momento buono per parlare di altre spese, di altre cose, per ovvie ragioni è un momento difficile. Però dobbiamo tener conto che questo è un elemento che si può rinviare, che non è drammatico, non c'è niente di gravissimo, però non completa l'operazione. Sistemato il campanile, si deve mettere mano alla piazza e agli altri luoghi vicini alla piazza, non solo la piazza, ma penso ai giardinetti che da lungo tempo aspettano di essere rimessi a posto.